Ciao a tutti amici, benvenuti a Cose di Oggi. Guardate, c'ho le magliette nuove, MK, Mirko Bonette Jax. Mirko Jax. Olè, giustizia è fatta. Allora, addentriamoci subito nel una cosa. Diciamo, la notizia è un po' vecchia. Adesso voi direte, ma che cavolo, ci parli di sta stronzata? Ormai è stata trend l'altro giorno, ormai... Oh, mi sono dimenticato l'Apple Watch. C'è la giornata più importante della Apple, il chinotto, vado al lavoro senza l'Apple Watch. È un presagio, un presagio. Dopo parleremo anche dell'iPhone 7. State con noi, amici! Allora, il trend l'altro giorno, ormai non se ne frega più nessuno, la storia delle vignette dei Charlie, come dicono i francesi. Noi non ce ne frega niente di questa lingua astrusa che le chiameremo Charlie, come lo dicono gli americani. Allora, praticamente... io ovviamente sono contro alle vignette. Ieri ho sentito la prima puntata della Zanzara. Infatti non l'avevo sentita, ma io scommetto che Giuseppe Cruciani sarà con. Ma io cosa gliene frega i terremotati? Ma dai, i terremotati è un'altra cosa da pensare. Ma cosa gliene frega se uno ti dipinge sotto le magie? Giustissimo. Ma fa culo, imbecille. Basta, non ti sento più. Hai perso un cliente. Sento solo Parenzo. Comunque, allora rifacciamo la storia, il riassunto, e vi dirò il mio punto di vista. La vera morale di tutta questa storia, che non è quella che pensate voi. Allora, Charlie, il giornale che nasce negli anni 60-70, prima aveva un altro nome, poi... Aveva già negli anni 60-70 aveva fatto casini con il presidente morto Charles de Gaulle e l'avevano sospeso, poi è tornato negli anni 90. Insomma, ha tutto un passato, ha una fedina penale come quella di Sgarbi, piena di cause, processi, così, no? Quindi si sa quello. Quello è il loro lavoro, rompere le scatole alla gente. Allora, praticamente, pubblica la vignetta con scritto terremoto all'italiana, penne rigate, lasagne. Le lasagne sarebbero quelli molto spiaccicati tra le mancine. Ovviamente, di per lì, assolutamente questa vignetta, non penseresti mai al significato che poi gli intellettuali del momento, insomma la gente intellettuale contro tendenza, così, quali uno dei comici più famosi d'Italia, Natalino Balasso, proprio lì siamo a livelli proprio estremi, l'intellettualità a massimi livelli, però anche comicità, e gli danno il significato che dietro c'era la mafia, ma non perché l'hanno capita, perché lì non c'era niente da capire, quello era un insulto, punto e basta. Perché poi Charlie, avendo capito la gaffe, perché tanto quando te la prendi con i musulmani, quelli non capiscono niente, imbecilli, al massimo uccidono un po' di persone, ma avendo capito la gaffe, allora tirano fuori la seconda vignetta, che poi non so se la vignetta l'avevano già preparata e magari l'avevano scartata. Fatto stare una seconda, è ovvio, c'è scritto terremoto, perché le case sono fatte dalla mafia, così, no? E quindi adesso gli intellettuali ovviamente trovano facilmente e interpretano la prima vignetta come quella è la mafia dietro. Comunque, secondo me la prima vignetta non assolutamente non c'erano niente. Sì, c'è solo il titolo terremoto all'italiana, ma io l'ho inteso che è italiana e quindi ce la passa, no? C'è questa correlazione di satirico, non c'era assolutamente niente. Perché la satira, come ci insegnano gli antichi, serve prendere in giro la politica e la società, ma per evidenziare, che so, i contrasti, le contraddizioni, per un fine far cambiare le cose, no? Lì cos'è? Lì non vedo assolutamente nessun fine. Poi, ammesso e concesso che ci sia pure la mafia in Italia, non lo so, vabbè, al sud sì, ma al nord, gente che lavora, noi guarda che lavoriamo, e giù commedia, vabbè, ammesso che un gesto ci sia in tutta Italia, ai francesi cosa gliene frega? Non gliene frega assolutamente niente, loro l'hanno fatto solo per farsi pubblicità, punto e basta. Cosa gliene frega un francese della mafia in Italia? Cioè, non se ne frega niente di niente, che poi i francesi
dovrebbero stare zitti. Non è che i francesi sono il popolo fantastico, eh? C'hanno un sacco di problemi, c'hanno un sacco di attacchi terroristici, c'hanno... Tra l'altro una cosa che non ho capito, però guardando Wiki, a parte che mi hanno detto che Wiki non è molto affidabile, vado a seguire, guardando Wiki c'è il debito pubblico francese è maggiore di quello italiano, ma però poi c'è il debito estero che è diverso, l'Italia ce l'ha di più, però non ho capito questa differenza tra il debito pubblico e il debito estero. Fatto sta, aperta parentesi, nel debito pubblico c'è il Giappone al primo posto, ma il Giappone che uno segue, il Giappone è bellissimo, cioè il Giappone invece ha un debito altissimo. Però il debito estero, che io non ho capito la differenza tra i due, invece Stati Uniti top, è il 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 top. Poi vabbè, l'Italia lì, insomma, podio, podio, grandissimo podio, Grecia, podissimo. Vabbè, chiuso parentesi, fatto sta che la Francia c'ha già i suoi problemi, cosa va a cercarne altri, no? Comunque la morale, la mia morale è che praticamente, vabbè, questo è solo per gli intellettuali, quelli che si sono voluti schierare dalla parte di Charlie, che praticamente sono gli stronzi che rovinano l'Italia, quelli che tutte le cose che si piangono sempre addosso, siamo delle merde, vabbè, diciamo in questo contesto quelli sicuramente, poi ce ne sono anche altri che stranamente in questa faccenda hanno voluto proteggere l'Italia a mo' di patriottismo sfrenato, no? Però sono sempre siamo degli imbecilli, i più stronzi dell'Europa, siamo delle merde, perché non c'è patriottismo in Italia, basta! Vai in Francia, c'è qualche francese tra di voi, qualche merdoso? Tra l'altro, sapevatelo che ieri c'è stata la vendemmia, in questi giorni c'è stata la vendemmia, e il vino francese è crollato proprio, non se lo caga più nessuno. Fatto sta che chissà se in Francia, anche in Francia dico siamo dei, invece sicuramente siamo, i francesi sono come gli americani, siamo al top, siamo i migliori, non ce ne fa niente. Adesso sì, un po', adesso Trump dice che è un po' così, ma la rimetteremo, fantastica, bellissima. E invece la merda. Poi prendete, che so, i rimproveri anche da tutti. Insomma, ammesso che concesso c'è la mafia, non lo so, perché, ok, a Napoli, se mi diceva, è arrivato il terremoto, sono crollate le vele, allora dico, grazie al cavolo. cioè, mi sarei stupito che non fossero crollate. Cioè, vai, che so, adesso giù con me, però anche Saviano oggi lo diceva, che Napoli zona sismica, il 40% degli edifici sono abusivi e sono non sono norme, crollano come... Però Amatrice è un paese piccolo, che vuoi che sia arrivato Totorina lì a vendere case, a costruire palazzi e comosti, ci saranno case del 1200, 1600 massimo, sì, ci avranno fatto un abuso sopra, adesso apriamo, facciamo qua, facciamo il terrazzo, il superattico. Però la maggior parte sono case di merda, che lì cos'è? Cade giù tutto, c'è neanche il cemento armato, fate di pietra. E quindi questo è quanto, insomma, lì la mafia c'entra poco, c'entra più che altro la gente che dice vabbè dai la facciamo, la busena, facciamo, qua non ci vede nessuno, eh! Oh, lì, giustizia è fatta. Adesso a Charlie, se voleva fare questo concetto, il dietro significato, poteva dire vabbè, la mafia non c'entra, la mafia è terremoto all'italiana, i sempre soliti minchioni che fanno tutto in abusivismo, no? Vabbè che uno dice l'abuso ci si è pigliata la mano, fatto sta questo è quanto, questo è il pensiero, vero è che arriva Pinco Pallu, un popolo che già ci sta sulle palle a priori. L'altro giorno c'è stata una partita, l'Italia si è beccata 3 pappine, sia gentile. Arriva Pinco Pallu a dirci, ci avete la mano, è vero, siamo delle merda, siamo degli imbecilli. No, non ci sto. Olè, giustizia è fatta. E questo concludiamo questa cosa che ormai non è più trend, non gliene frega più niente a nessuno. Adesso poi vabbè, gli intellettuali hanno voluto far vedere che prima tutti erano Jesus Charlie. No, noi non diciamo Gesù, noi diciamo Jesus Charlie, perché noi non siamo francesi, non parliamo con l'accentaccio.
Ma perché quando c'è stato gli omicidi, vabbè, solidarietà che noi abbiamo, che loro non ce l'hanno, abbiamo detto, ma non è che dicevamo Gesù Italia quando ha messo le vignette di Maometto, anche perché quando metteva le vignette di Maometto, cioè non era famoso nessuno, è diventato famoso, diciamo, quando sì c'è stato un po' lo scandalo e quando c'è stato gli omicidi, perché cioè se io avessi visto le vignette avrei detto vabbè, punto uno ve le cercate, poi non fanno ridere, cosa ve ne frega di andare a punzecchiare quelli che un non nulla fanno un casino, cioè ci sono delle vignette tipo arabi col culo di fuori da dietro, anche quelle contro il Papa, contro Gesù, contro contro tutto, no? Loro punzecchiano sempre, insomma. Se fosse stato famoso prima del casino avrei detto fa cagare, sono i vicini, non fa ridere, non fa satira. Va bene, questo è quanto. Comunque noi americani, se un francese ci dice, ci viene a dire siete delle me, ma vaffanculo, ma vaffanculo, pensate per voi, avremmo risposto, state zitti o vi bombardiamo. Olè, giustizia è fatta. Ok, passiamo oggi a iPhone 7. Ho fatto subito una photoshoppata stamattina, una photoshoppata twistata. Praticamente c'è Andrea Bocelli che dice io ho perso la vista a 12 anni, però ci sono persone meno fortunate di me. Ci sono persone che hanno comprato il Samsung Galaxy, tipo Davide lì, lo conosciamo tutti, l'amico Davide che abita in Inghilterra, che fa i film. Ha detto adesso basta, cambio a Samsung. A parte il fatto che Samsung, copiando un po', diciamo che Samsung, te devi smettere di copiare tutto. Si sa che le batterie dell'iPhone esplodevano una volta, ci sono sempre stati i casi dell'iPhone che esplode, anche perché probabilmente le batterie le fa proprio la Samsung. Fatto sa che nell'ultimo periodo batterie esplose dei Samsung, giusto per far parlare di sé, no? Comunque io sono chiamato Samsung, oggi è un rosicone, benvenuto nel club dei rosiconi. Però, benvenuto è una parola che dici quando uno viene con te. Ma se io non sono nel club, va bene lo stesso. Questa è così, è una parentesi grammaticale. Benvenuto nel club la... non lo so come si dice. Non lo so. Benvenuto, perché benvenuto è una parola composta da ben... venire, quindi sei venuto con me, ben andato, allora ben andato, esiste questa parola? Se non esiste bisognerebbe inventarla, fatto sta, ben andato nel club dei samsunghiani rosiconi, che oggi, ma a parte che te c'hai gli strasoldi, ti puoi comprarli tutti e due, anzi, ne hai già uno, però vabbè, io sono molto abbastanza propenso a prendere l'iPhone 7 nuovo. Non che il 6 non vada bene, va benissimo, cioè lo posso tenere un altro anno senza problemi. Però mi dovete far vedere una feature, qualcosa che mi attiri. Adesso se voi mi dite il video 4K non me ne frega niente. Cioè non me ne frega. Adesso guarda, sto registrando 720p, cosa me ne frega a me del 4K? Se mi dite migliore foto, non ce ne frega niente, chi se ne frega dei colori? Se tutte le volte mi dite guarda il fiore, non me ne frega niente, mi devi far vedere mi devi stupire. Olè, così è fatto. Voltiamo pagina. Amici idraulici, oggi mi riferisco a voi amici idraulici che mi state seguendo, sarete sicuramente numerosissimi. Ho un problema a casa. Da un paio di notti, che di notte, verso le 3 di notte, i tubi iniziano a fare bam, 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 che fosse una casa vecchia, uno assolutamente non pensa ai tubi, pensa agli spirit proprio. Bom 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 bom. Praticamente questo fenomeno è detto water hammer, proprio le tubature che rimbombano perché si crea dell'aria dentro, ci sono varie cause, varie cose che possono... sinceramente io ho guardato, vabbè, più o meno sarà una roba del genere, o si è rotto il regolatore di pressione dell'acqua. Comunque se ci avete consigli ditelo. Fatto sta che di notte, alle 3 di notte stanotte, bam bam bam, sono dovuto uscire. L'unica cosa che ho dovuto fare è attivare le sprinkles, che sono il sistema di irrigazione del giardino. Quando fai lì la pressione evidentemente si dissipa e ritorna tutto normale. La prima sera per capire quello ci ho messo le ore, sono dovuto andare su internet, perché poi io che
fammelo di pomeriggio, no, alle 3 di notte. Mi devi spiegare perché alle 3 di notte succede questo fenomeno. Voi direte, o qualcuno di voi dirà, e perché di notte fa più fresco, allora i tubi si espandono. Ma i tubi, pare che sono di PVC, si espangono anche quelli, non sono di metallo. Secondo me è qualcosa a che fare anche con quello. Però non è che di notte ci sono 10 gradi e di pomeriggio ci sono 40, sempre caldo uguale più o meno. Poi questo fenomeno funziona molto quando a casa aprite il rubinetto e lo chiudete di botto, no? E però di notte non c'è niente acceso. Alcuni dicono che potrebbe essere i toilet, i gabinetti che hanno la valvola che perdono. Io ho guardato, non perde niente. Sarà messo spaccato un tubo da qualche parte nel giardino, probabilmente. Infatti devo chiamare oggi quelli dell'irrigazione e dire di fare un check up su tutte le cose, insomma. Perché è uno scasso, ma poi forte, così forte che uno dice, oh capuzzo, se si spacca un tubo questo c'è un casino. E questo è quanto. Voltiamo pagina. Donald Trump e Donald Trump, io anch'io sinceramente non saprei chi votare, perché Hillary Clinton non è che mi piace più di tanto, neanche a me. Poi Hillary Clinton sa dove mettere le mani nella politica, Donald Trump diciamo sa come fare il venditore ambulante, sa come vendere le case, cioè avrei anche una parlantina più efficace, ma non sa proprio gli inghippi della politica. Quindi secondo me Hillary Clinton potrebbe fare ancora più danni che buone cose, perché Hillary Clinton le sue cose brutte ce l'ha anche lei, i suoi magna magna generali. Ovviamente noi americani non andiamo a dire siamo un popolo di merda, siamo degli stronzi, rubano tutti. Quando si becca uno che ruba, lo si mette, guarda lì, questo qua è un questo qui è un ladro, finisce in prigione e finisce lì, insomma, no? La sua carriera annientata, no? Anche per cose minori, ad esempio c'era un governatore, a parte il fatto che c'è stato un governatore che tentava di fare dei giriloschi, non lo so che cosa, gli hanno dato 14 anni di prigione federale. Però c'è un altro tipo, Wiener si chiamava, che Wiener è una parola che vuol dire le salsiccette, no? Il salsiccia, che però potrebbe anche intendere quell'altra cosa, tipo salsiccia. Allora, aveva sbagliato, si era mostrato su un social network nudo, no? Da lì finita la carriera, punto e basta, ciao. Adesso non so se in Italia ci è successo qualcosa del genere, però la carriera sicuramente non sarebbe finita, anzi. Voltiamo pagina, Giuseppe Simone, facciamogli un po' di pubblicità, anche se non se la meriterebbe, ma non è che puoi dire una notizia senza fargli pubblicità. Allora, fatto sta che l'ho rivisto, ha aperto un canale nuovo, ha aperto un sito web nuovo, bruttissimo, è andato in TV a tele, non lo so, una tele mai sentita dalla Sicilia o della Puglia, non so. Quel video lì ha fatto 166 visualizzazioni, è dimagrito, c'è una foto che... super magro, diciamo che lui si vuole rilanciare, perché prima quando era famoso lavorava, ha detto, alle poste, quindi già trovare un lavoro alle poste è quasi impossibile. Lui si è licenziato e adesso è disoccupato, però non vuole andare a fare il barbone a raccogliere i pomidori, vuole fare il... adesso ovviamente vuoi dire ma perché in Puglia non si trova lavoro, non c'è questo, c'è la mafia. E allora Charlie, fai un'altra vignetta, mettici Giuseppe Simone davanti. Comunque vuole fare youtuber, però ormai è andato, insomma, è stato famoso. Poi Di Pre l'ha preso, l'ha sversato come un calzino e poi l'ha ributtato indietro, l'ha sputato con tutti i denti. È una storia triste. È andato lì a quell'intervista in TV con la maglietta di Dipre. Poi c'era tutta una storia strana. Devo aiutare i barboni. Ma che? Te la sei giocata? Poi fa il video. Dobbiamo aiutare i terremotati. Ma dai, lo dici per farti vedere che sei diventato bravo. Te non sei bravo, sei una merda. Così impari. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.